Ada Tessa, Luciano D'Amico e Vincenzo Menna rilanciano la progettazione del futuro e nella festa di ringraziamento Menna annuncia la partenza di un tavolo con tutti i sindaci del Sangro Aventino. Vincenzo Menna, vice sindaco di Atessa, è eletto al Consiglio regionale, più di 2.700 voti, primo degli eletti nella lista Abruzzo Insieme. Ora è il momento di festeggiare e ovviamente ringraziare. Ma festeggiare, ringraziare tutta la comunità di Atessa, quelli che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato. Dopo tantissimi anni, dopo decenni, Atessa ha un rappresentante in regione. Sento la responsabilità naturalmente di questo. Questa sera è dedicata, diciamo così, a noi, agli atessani e ai paesi vicini che mi hanno sostenuto. E quale sarà il suo impegno per questo territorio? Ma è impegno intanto di essere da collante per tutto il territorio della Val di Sangro, perché sono la persona che è stata eletta in questo territorio, quindi il referente di questo territorio, da Quadri fino a Fossa Cesia. È una responsabilità grande, il mio impegno è quello solito, quello di stare tra la gente, di parlare con la gente, di ascoltare i problemi e cercare di risolverli. Naturalmente porterò le istanze del territorio che riguardano la sanità, che riguarda la zona industriale e la tutela delle aree interne. Luciano D'Amico, è il momento di festeggiare il bel risultato di Vincenzo Menna da Tessa. Festeggiare l'elezione del consigliere Menna e serrare i ranghi per prepararsi ad una opposizione nell'interesse dell'Abruzzo e per prepararsi anche a rilanciare e sviluppare ulteriormente il nostro progetto politico, che in questa elezione non ha ricevuto dagli abruzzesi il consenso che auspicavamo, ma che rimane valido e deve essere ulteriormente sviluppato, e sono convinto che ci porterà di qui a breve ad ottenere altri riconoscimenti. Il sindaco Giulio Borrelli nel suo intervento ha ricordato con soddisfazione che ad Atessa il centro-sinistra ha vinto con il 60%.